Ciao, oggi vi presento l'albo illustrato Audrey Hepburn e Hubert de Givenchy, scritto e illustrato da Philip Hoffman, edito da Pulce Edizioni. Hubert, rimarremo amici per sempre? Sì, Audrey, per sempre. Quando le strade di due astri nascenti, Hubert de Givenchy e Audrey Hepburn, si incrociano per la prima volta, accade una magia. Letteralmente l'unione è perfetta. Tutte le donne famose vogliono un abito di Givenchy. Attrici, cantanti liriche, principesse, persino la First Lady. Quando Audrey Hepburn deve decidere che cosa indossare per il suo film imminente, si rivolge a Givenchy, che però è troppo impegnato per poter creare qualcosa appositamente per lei. Quando Hubert la incoraggia a provare gli abiti della sua collezione, entrambi rimangono folgorati da quello che scoprono. Philip Hoffman ci regala un albo illustrato stylish e irresistibile sulla moda e su un'amicizia che non potrebbe essere più perfetta. Leggiamolo insieme un pezzetto. La madre di Hubert aveva organizzato una festa. Il castello era addobbato con migliaia di rose rosse. Gli ospiti bevevano champagne, ballavano e si scambiavano occhiate. A Hubert non piaceva ballare, ma adorava i bei vestiti. Audrey viveva in un castello diverso. «Mamma», disse Audrey, «da grande farò la ballerina classica». «Mi sembra un'idea fantastica, tesoro», rispose sua madre. «Mamma, da grande farò lo stilista», disse Hubert. «Ma è meraviglioso, chérie, farei qualcosa di bello anche per me?» «Non diventerai mai una grande ballerina classica, cara», disse l'insegnante di danza di Audrey. «Hai i piedi troppo grandi e sei un po' troppo alta». «Gli abiti al giorno d'oggi sono davvero troppo elaborati», pensò Hubert. «Potrebbero essere molto più semplici e più eleganti». Così creò abiti bellissimi, mai visti prima, eleganti bluse e ampie gonne abbinate e un buffo cappellino per dare il tocco finale al tutto. Audrey voleva di più, ma aveva chiuso con la danza classica. Decise di trasferirsi a Londra e studiare recitazione. Ben presto Audrey si ritrovò al centro della scena. Mosse i primi passi nella sua carriera cinematografica e immediatamente la stampa la adorò. La prima sfilata di Hubert fu un successo strepitoso. Nessuno aveva mai visto a Parigi linee così fresche prima di quel momento. Era un trionfo. Tutte le signore volevano i vestiti di Hubert, le sue giacche, le camicette, specialmente la camicetta Bettina, che era bianca con i pizzi neri. Audrey ricevette la sua prima offerta per una grande produzione. Avrebbe recitato la parte di una principessa che, stanca di essere principessa, fuggiva e il protagonista maschile era tanto incredibilmente bello quanto famoso. Ben presto, tutte le signore famose vollero un abito di Hubert. Attrici, cantanti liriche, principesse, persino la First Lady. Ad Audrey servivano degli abiti per il film che stava per girare, ma qualunque cosa provasse era sempre troppo largo, troppo colorato, troppo strano, troppo antiquato o semplicemente troppo brutto. In quel periodo Hubert era sempre più impegnato, fioccavano gli ordini e lui era molto preso a lavorare a una nuova collezione. «Oggi verrà a trovarti una giovane attrice», gli disse il suo assistente Philip, «una certa signorina Hepburn». «Forse dovresti andare da quello stilista così popolare, quel Hubert de... com'è che si chiama?», suggerì un amico a Audrey. Audrey volò fino a Parigi per andare allo studio di Hubert, ma prima tagliò i capelli e si liberò della coda di cavallo. Come andrà a finire? Questo è l'albo illustrato che narra l'amicizia, una storia proprio di un'amicizia vera, tra Audrey Hepburn e Hubert de Givenchy, scritto da Philip Hoffman, edito da Pulce Edizioni.